protagonista di Prova d'amore, premiato qui al Montecatini, un film che ha commosso grazie appunto ad aver circolato con decine e decine di premi. E Alessandro Haber, avete creato un'armonia straordinaria, diretti da Denis, che è un bravissimo giovane regista, il quale ha creduto in questo film, ha mandato un messaggio ai giovani del carcere minorile, dove teniamo delle lezioni di cinema, per educarli all'idea di vedere un film insieme. Ecco, entrare in quel ruolo non è facile. Hai svolto un ruolo straordinario per la capacità di inserirti in un contesto che non ti appartiene, però hai sviluppato tutti gli elementi. Ecco, quali sono le capacità artistiche per potersi identificare? Quanto hai lavorato su questo fronte? Allora, grazie innanzitutto, sono onoratissima delle parole e di tutto quello, insomma, che anche di questa cosa che mi dici dei ragazzi del carcere che hanno apprezzato questa interpretazione e sono stati toccati in qualche modo, per cui sono veramente molto emozionata di questo. Allora, ogni attore ha il suo metodo, no? Si arriva poi, insomma, il mezzo è sempre diverso, poi è importante arrivare ai cuori della gente e all'anima delle persone e del mondo. Io questa domanda è un po', cercherò di essere semplice nella mia risposta. Cerco di mantenere la mia empatia viva nonostante tutto quello che accade nella vita di ognuno di noi, e tenere l'empatia, il cuore aperto e guardare la vita degli altri dentro. Cerco sempre di essere molto attenta a questo, non solo la mia vita, ma soprattutto per essere un bravo attore immagino devi essere attento all'umanità dell'altro, perché noi facciamo questo mestiere anche per interpretare gli altri personaggi, entrare nella personalità degli altri. Esatto, quindi per questo personaggio in particolare avevo già fatto due lavori in passato in cui ero appunto disabile. Ma per questo in particolare ho lavorato semplicemente sulla mia emozionalità istintiva del momento, il momento in cui mi sono messa seduta sulla sedia a rotelle, che era di Haber poi, perché in quel momento lui stava proprio realmente sulla sedia a rotelle perché ha avuto dei problemi. E leggendo il testo, che poi non c'era un testo perché appunto è un film silenzioso, ho dovuto mettermi nell'anima di delle persone che comunque anche ho conosciuto, che hanno avuto questo problema, e non ghettizzarle, non so come dire, come ho detto sul palco, questo è un corpo la produzione che parla dell'amore, certo. Quindi imparare a metterti nelle scarpe degli, esatto, altri in qualsiasi situazione, in questo caso era questa, e cosa fai, come si fa? Essendo un attore sente proprio il momento, lo vivi, non so come spiegare, non è che lo reciti, lo vivi, lo devi vivere, punto. Nazzari, mandando un suo messaggio appunto a questi giovani, diceva proprio la capardietà, insiste sull'aspetto di essere coriaci, tenaci a voler arrivare ad un obiettivo, come lui ha fatto, e il risultato vi sta dando ragione, decine e decine di premi in giro per l'Italia e per il mondo, quindi è proprio nella capacità dell'interscambio della personalità, quindi questa solidarietà che si manifesta minuto per minuto nella vostra, sì, quotidianità appunto legata al film. Anche non smettere mai di sognare, veramente, questo lo dico ai ragazzi, se avete un sogno continuate fino alla fine senza che nessuno riesca a dirvi mai di no, prima di tutto. E poi quando hai una storia da raccontare, specialmente se è un tema sociale, umanitario, si deve arrivare fino alla fine, si deve arrivare fino alla fine. Vito D'Aloisi è il produttore di questo corto che sta avendo molto successo, Prova d'amore, di Denis Nazzari. E l'idea come nasce? Perché si vuole produrre un lavoro così particolare e così profondo? Io sono, insieme ai miei fratelli, amministratore del gruppo Tosco Marmi e una parte della nostra società. Con sede? Con sede a Barberino Valdelsa, ma abbiamo anche un'altra sede in Piemonte, a Crevola d'Ossola. E una parte di noi è impegnata nel sociale, da sempre siamo stati impegnati nel sociale, e Denis, il regista, mi ha contattato
e io ho trovato un ragazzo molto volenteroso e appassionato, mi ha trasmesso questa passione, mi ha detto il progetto, mi ha detto quali erano gli attori del progetto, e c'era Haber, Piovani, Cristina Moglia, insomma un pacchetto. Ci ho visto una bella luce in questo pacchetto. E poi Cristina è stata straordinaria, premiata qui migliore attrice a Montecatini. Poi Haber, poi la musica che è fondamentale. Nicola Piovani, manco a dirlo. Che è fondamentale perché è un corto muto, quindi la musica è proprio il filo conduttore del corto. E niente, sono piacevolmente sorpreso perché a oggi siamo a più di 80 premi e non è neanche un anno che siamo in giro. Io sono ignorante, premetto, perché è la mia prima produzione cinematografica, ma mi hanno un po' istruito e poi ho un po' girato anch'io per festival e mi sto divertendo e sono soddisfatto. Dico solo che facendo parte di giuria questo è il terzo festival che premiamo Prova d'Amore. Ecco. Per dire, sono felice del messaggio sociale che è, a parte la disabilità che fa parte di quel corto, ma a prescindere, se anche se non ci fosse stata una persona disabile, è mettersi nei panni degli altri. Questo è una prova d'amore, che può essere per un padre con un figlio, un fidanzato con una fidanzata, una madre con un figlio, un amico con un altro amico, è mettersi nei suoi panni prima di giudicare una persona. C'è sempre più bisogno di solidarietà umana, sociale. Se accendiamo la televisione ci dobbiamo solo fare il segno della croce, oggi quindi mai più che oggi bisogna mettersi nei panni degli altri, assolutamente. Roberta Mucci di Montecatini, qui nella sede naturale del Montecatini Shorts International Film Festival, sei in preparazione di un lancio di un film importante, il tuo lavoro. Sì, è un lungometraggio e verrà presentato il 16 dicembre proprio qui a Montecatini, perché è stato girato in parte qui a Montecatini e quindi facciamo la prima cinematografica qui. È un film che ha una tematica sociale e parla, è diciamo un film per i giovani, fatto con i giovani, e parla di una tematica sociale molto importante e sentita in questo momento, che sono le sostanze stupefacenti. Come è facile entrare in questo circuito e come è difficile uscirne. E come mai ti ha toccato questa tematica in particolare? Perché è una tematica che purtroppo coinvolge tante famiglie. E magari se ne parla poco, non si fanno più film su questo tipo di problema, però ci sono tantissime famiglie che hanno questo problema. E infatti questo film non è rivolto soltanto ai giovani, ma è rivolto anche ai genitori, che devono stare più attenti a quello che fanno i giovani, perché ovviamente ogni figlio è bella mamma sua, come si dice, no? E sono sempre i migliori, però bisogna stare attenti a quello che succede, perché è facile, anche attraverso le amicizie, attraverso una semplice festa a cui possono partecipare, possono entrare facilmente in contatto con queste sostanze stupefacenti e dire io provo, tanto posso uscirne quando voglio. Invece è proprio quella frase che uno non dovrebbe dire, perché posso uscirne quando voglio, non è vero, perché quando hai provato il fisico ha bisogno di quella sostanza e non ne puoi più fare a meno. Questo detto non da me che sono una regista, ma detto da medici tossicologici. Quindi hai preso anche spunto, diciamo, dalla realtà per costruirlo, per realizzare la sceneggiatura. Sì, ovviamente ho preso spunto dalla realtà, mi sono confrontata con tante persone, ho fatto interviste, ovviamente non si può scrivere senza sapere, perché questo è un tema importante e va trattato come tale. Il titolo? Senza senso.